Una sconfitta in dolore nel giorno della festa con la premiazione ufficiale da parte della Lega Nazionale Dilettanti con il responsabile del girone Gardellini che ha consegnato a Marilena Fornara, presidentessa onoraria del Gozzano, la coppa per il Gozzano vincitore del girone A di Serie D. Una sconfitta, dicevamo, in dolore. Fa festa anche il Fossano che grazie al 2-1 maturato allo stadio d'Albertas si guadagna un'altra stagione in Serie D, un risultato impensabile solamente 10 giornate fa. Ne fa le spese il Borgosese, peraltro sconfitto a sua volta dalla Caronese. Una partita in cui il Gozzano comunque se l'è giocata alla pari nonostante il verdetto, nonostante il risultato, nonostante la promozione già conquistata domenica scorsa. Dunque i gol sono arrivati dopo solo 120 secondi con un gol molto bello da parte di De Sousa, bravo ad incunearsi nella difesa rossoblu e a battere l'incolpevole Cincilla, tra l'altro protagonista di una serie di interventi molto molto importanti nel corso del match. Il Gozzano aveva poi trovato il gol del pareggio al 32esimo, autore Mastai, assistito da Silla, 1-1 che poi è durato fino al quarto d'ora della ripresa, quando un'azione davvero molto molto bella di De Sousa con una progressione, una serie di dribbling è coincisa con il gol del definitivo 2-1 a favore degli ospiti. Il Gozzano ci ha provato, ha costruito poi una serie di occasioni, non è arrivato il 2-2 e così alla fine hanno fatto festa in due.